Signore e signori, sta per iniziare la cerimonia per il conferimento del diploma di accademico onorario al professor David Friedberg. Il presidente dell'Accademia Nazionale di Agricoltura, Giorgio Cantelli Forti, porge i suoi saluti introduttivi. Un saluto alle autorità, a tutti i presenti, gli accademici, i colleghi universitari, gli amici e i cultori d'arte. Ringrazio innanzitutto il professor David Friedberg di essere qui oggi con noi, di aver portato a Bologna questo, il suo sapere in due iniziative. Oggi abbiamo questa cerimonia organizzata dall'Accademia Nazionale dell'Agricoltura, che è stata promotrice, e ringrazio la professoressa Savini che ha dato l'inizio a questo percorso, di cui dirò dopo, e l'Università di Studi Bologna, nella persona del magnifico rettore che ha accolto non solo l'iniziativa nostra, ma soprattutto quella di conferire il sigillum magnum al professor Friedberg mercoledì, cioè dopodomani, 10 alle ore 17. Tutto questo è ovviamente legato a una intensa collaborazione che abbiamo avuto col professor Aversi Monaco, col Genus Bonogne, il museo della città, che direi che sono in prima linea interessati a questa iniziativa, e poi alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Bologna, e giustifico il presidente Carlo Monti perché non riesce oggi a rientrare in tempo per la cerimonia. Io volevo ringraziare e fare tutta una serie di ringraziamenti, ma sarò brevissimo. Abbiamo l'Accademia delle Belle Arti, l'Accademia Clementine, nella persona del presidente e del direttore, che ci hanno oggi ospitato, in quanto abbiamo ritenuto il luogo più consono una cerimonia di questo genere, farla appunto in questa sede molto bella, un'opportunità anche per i nostri accademici di visitare questo luogo, e poi perché sicuramente corrisponde di più a tutto quello che è la personalità del nostro illustre ospite. L'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, la Società Medico-Chirurgica di Bologna, che hanno ritenuto appunto di sostenere il nostro appoggio. Il professor Trifirò, presidente dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, e il professor Borghi, presidente della Società Medico-Chirurgica, sono qui presenti e direi molto lieti di avere fatto questa accordata. Perché una cordata di così? Perché abbiamo cercato di ragionare con il professor Roversi Monaco, di muovere un po' come massa critica tutte le istituzioni bolognesi. Tutte le istituzioni bolognesi, perché è importante tante iniziative poterle coinvolgere, perché il sapere è trasversale. Il sapere non è un patrimonio di un settore o di un altro settore. Il sapere è l'insieme di tante conoscenze e di tanti punti di riflessione. Ora, proprio per questo, perché l'Accademia Nazionale dell'Agricoltura si è interessata a un illustre storico dell'arte? Perché la ragione è molto semplice. Il professor Friedberg, l'abbiamo scoperto, anzi, il professor Savini, riordinando il nostro annuario e il nostro elenco di soci, ha scoperto che il professor Friedberg era stato nominato accademico nel 2006 come accademico corrispondente estero su proposta del vicepresidente di allora, il professor Baldini, che ringrazio per la sua presenza. E quindi, andando così a chattare sul computer e guardando il curriculum vitae del professor Friedberg, si è scoperto che il professor Friedberg metteva fra i suoi titoli questa sua appartenenza, e quindi onorava il riconoscimento che gli era stato fatto. Da lì è nata l'idea di proporgli l'inaugurazione è stato nominato nel 2006, nel 199esimo anno accademico. E l'idea è stata di invitarlo nel 2016 a inaugurare il 209 anno accademico.
E quindi l'invito era stato accompagnato dalla delibera, che dopo leggerò come disposto, dalla delibera di accademico onorario. Ecco, il professor Friedberg non mi scrisse molto cortesemente che non riusciva a venire in Italia, era molto impegnato per tutti i suoi studi, i suoi lavori, e ci siamo ripromessi in tempi successivi. La fortuna vuole che il professor Friedberg viene in Europa in questi giorni e quindi viene a Bologna per da ieri fino al giorno 11, e quindi è ospite della nostra città e faremo in modo di poterla far conoscere meglio. So che è un conoscitore di Bologna e un estimatore di Bologna, ma ha l'idea di fargli ancora meglio conoscere i cambiamenti che sono avvenuti negli ultimi tempi. Quindi la cordata è stata facile farla. Accordata partendo dall'agricoltura, sempre appunto col presupposto che dall'agricoltura inizia ogni azione di vita, però la vita può essere solo trasversale e quindi si diversifica, e siamo qui oggi per conferire al professor Friedberg questo titolo. Io faccio gli auguri a tutti e soprattutto sono sicuramente così già convinto che tutti usciremo oggi di qua con nuove conoscenze e con nuove informazioni, perché lo studio della storia dell'arte è un patrimonio vastissimo, ma è anche un motivo e un mezzo di grande riflessione. Mercoledì la lettura riguarderà i processi cognitivi e le conoscenze dell'arte tramite quindi i neurotrasmettitori e la neurobiologia nell'apprezzamento delle opere d'arte, quindi un momento, un link tra una disciplina tipicamente umanistica, come si diceva una volta, con la medicina e la biologia. Bene, buon ascolto a tutti. Interviene ora per un breve saluto anche il presidente di Genus Bononie, Fabio Roversi Monaco. Volevo anzitutto ricordare al professor Cantelli che la vita nasce anche dal mare, dall'acqua, sì. Non solo dall'agricoltura. Una volta nato. Come? Sopravvive per l'agricoltura. David Philibert. Preferisco leggere così, sono più breve. Studioso fra i più autorevoli storici dell'arte in campo internazionale. Pierre Matisse, professor di storia dell'arte, riceverà oggi questa onorificenza in una cerimonia che poi lo vedrà svolgere una lezione. Ricordo a tutti che Pierre Matisse professor è titolo ambito, conosciuto dagli addetti ai lavori, molto importante fra gli studenti e gli studiosi di storia dell'arte, e ben si accompagna al suo compito di direttore dell'Italian Academy of Advanced Studies in America, nella Columbia University. La tematica è quella del rapporto fra immaginazione e neuroscienze, le implicazioni per l'arte. David Friedberg si è inserito in questo settore con tutta la sua autorevolezza. E l'esperienza del Festival della Scienza Medica ha dimostrato che in realtà sono molti gli studiosi che, partendo dalle neuroscienze, sono stati indotti a studiare le implicazioni nell'ambito dell'arte. Ricordo il premio Nobel Eric Kandele e la sua memorabile lezione su cervello, mente e arte. Ricordo Semir Zeki nella relazione che ha sempre svolto in un'altra occasione nell'ambito del Festival della Scienza Medica. Conosciuto in tutto il mondo per la impostazione interdisciplinare della sua attività di ricerca e per la sua padronanza di diversi territori culturali, David Friedberg rientra perfettamente, da universitario eclettico qual è, nell'ambito dei grandi studiosi
che è un'accademia importante come l'Accademia Nazionale di Agricoltura, ha impostato nel segno di una novità, meglio dire di una innovazione, secondo un approccio che nega ormai l'idea di una valorizzazione delle visioni univoche delle discipline universitarie. Una gestione questa che valorizza nuovamente l'Accademia Nazionale dell'Agricoltura. È giusto che si rifletta sull'importanza che le neuroscienze rivestono per la comprensione delle risposte all'arte e in genere alle immagini, così come all'architettura e all'assetto territoriale ed edilizio delle città, e a tutta una serie di discipline che investono la vita degli uomini e delle donne in quest'epoca. Voglio concludere questo breve intervento esprimendo al professor Friedberg la gioia di rivederlo dopo molti, molti anni, e voglio chiudere con una lettera affettuosa e personale che l'allora provost e dean of faculties Jonathan Cole della Columbia University mi scrisse nel marzo del 2000, molto tempo fa. Io lamentavo una certa staticità nella gestione dell'Italian Academy e ciò facevo legittimamente poiché ero componente del comitato dei garanti italiani. Cole mi rispose subito con convinzione e con amicizia, dicendo: credo che noi abbiamo trovato finalmente un superbo e unico, qui dice very different type, ma io credo efficacemente un superbo e unico leader per l'Accademia. E l'Accademia, per al di là del passato, l'Accademia merita di essere valorizzata e lo è stata fino in fondo. Quindi io credo che di fronte a questo rifiorire che c'è stato di un'istituzione che anche nella sua nascita ha degli aspetti gloriosi e diversi dalle altre, meriti un direttore così impegnato e così bravo e capace come David Priebel. Grazie e complimenti. Il presidente Giorgio Cantelli Forti legge ora il disposto dell'Accademia. Allora, io leggo il disposto, cioè la delibera che l'Accademia ha preso il 14 novembre 2016. L'Accademia Nazionale di Agricoltura, fin dalla sua fondazione nel 1807, svolge la propria attività collaborando con le istituzioni pubbliche e private al fine di promuovere sviluppo nei diversi aspetti che riguardano l'agricoltura, la produzione agroalimentare, la bioeconomia, l'alimentazione e l'assetto del territorio. Le azioni svolte intendono contribuire alla cultura e al benessere della comunità, divulgando l'avanzamento delle conoscenze scientifiche, sia quelle proprie dell'agricoltura, sia quelle multidisciplinari ad essa collegate. In questo ultimo contesto prende origine la proposta di conferimento del diploma di accademico onorario al professor David Friedberg, per Matisse Professor di Storia dell'Arte alla Columbia University di New York e direttore dell'Italian Academy for Advanced Studies in America e della stessa, presso la stessa università. Già accademico corrispondente dall'anno 2006 in occasione del 199° anno accademico, David Friedberg si è affermato come uno dei più autorevoli studiosi di storia dell'arte viventi,
Il suo lavoro è stato in grado di delineare un approccio innovativo alla storia delle immagini, studiandone i rapporti con i fruitori e giungendo a risultati sorprendenti circa il valore che l'arte riveste nell'esistenza degli individui, nella politica, nell'etica e nei molti meccanismi che costituiscono la società umana. Ha lavorato sulle illustrazioni naturalistiche del Museo Cartaceo di Cassiano del Pozzo. Di quest'ultimo il professor David Friedberg ha curato diversi dei volumi sulle piante della sezione di storia naturale. Inoltre, da una decina d'anni ha sviluppato ricerche sui neuroni specchio con i neuroscienziati del gruppo di Giacomo Rizzolatti e Vittorino Gallese. Queste ricerche hanno aperto nuovi orizzonti scientifici con l'importante attività multidisciplinare e ha consentito di far luce su alcuni dei meccanismi che presiedono l'empatia e che sono sulla base di una comprensione implicita delle azioni altrui. Per queste considerazioni, uditi alcuni lusinghieri interventi, il Consiglio direttivo unanime delibera con grande soddisfazione di conferire al professor David Friedberg il titolo di accademico onorario. Bologna, 14 novembre 2016. Prende ora la parola la professoressa Maura Savini per illustrare il pensiero e la figura di David Friedberg. Diverse questioni sono già state anticipate, ma ci sono alcuni aspetti che importa mettere in evidenza con chiarezza. Il fatto, per esempio, che la ricerca del professor Friedberg è una ricerca multiforme, che porta il segno di una concezione aperta e originale, in grado di intrecciare i diversi ambiti che il percorso culturale, gli ambiti disciplinari che il suo lavoro attraversa. Anche per questa ragione si è affermato, come si diceva prima il Presidente, come storico dell'arte tra i più autorevoli. I suoi interessi iniziali si rivolgono all'arte e alla cultura europea del XVI e del XVII secolo in Italia, Francia, Paesi Bassi. Si è occupato dei dipinti di Poussin, di Rubens e in seguito delle illustrazioni naturalistiche a cui faceva riferimento prima, sempre Presidente, di Cassiano dal Pozzo. L'opera di Cassiano dal Pozzo senza dubbio rappresenta uno dei tentativi più significativi messi in campo prima dell'età della fotografia, dal 1628 al 1651, per abbracciare tutta la conoscenza umana in forma visiva, un vero e proprio museo cartaceo. E appunto, come si diceva prima, il professor Friedberg ha curato alcuni diversi dei volumi delle piante della sezione di storia naturale. Il tema della sintomatologia della visione lo porta a staccarsi dalle tradizionali impostazioni critiche della disciplina per delineare un approccio inedito alla storia delle immagini, studiando soprattutto i rapporti che intercorrono tra le immagini e i fruitori. Gli esiti sono straordinari, soprattutto circa il valore che l'arte riveste nell'esistenza degli individui, nei differenti ambiti, ne importa il peso riferito all'umanità associata o singola dell'uomo, per l'appunto. Quindi agli studi sull'iconoclastia, sulla damnatio memoriae, sui vari aspetti che riguardano le immagini seguono i più recenti studi basati sul riconoscimento del valore delle neuroscienze per la comprensione delle risposte umane all'arte e alle immagini, passando attraverso il rapporto tra l'uso delle nuove tecniche della visione e illustrazione naturalistica nell'ambito prescientifico dell'Accademia dei Lincei. In questo suo percorso di comprensione della relazione tra l'apparenza delle immagini
e le modalità di reazione che suscitano, Friedberg non mira tanto alla costruzione di una teoria scientifica della reazione, quanto a fornire una base scientificamente solida alle regole delle reazioni emotive alle immagini. In questo senso ha chiaro il professor Friedberg che non c'è nulla di automatico in tutto questo e quindi è necessario calare ogni volta la reazione nelle sue condizioni in cui si dà. Attraverso un'impostazione aperta e nei fatti interdisciplinare, che gli consente anche di sfuggire da scorciatoie generalizzanti, arriva a mettere definitivamente in crisi l'idea di un approccio univoco all'arte. Così, interrogandosi sui rapporti tra antropologia e storia dell'arte, chiedendosi se ci si trovi di fronte alla fine delle discipline, dopo aver posto a confronto le diverse posizioni e i relativi esiti, afferma: credo che sia ora di pensare a creare il nuovo oggetto che non appartenga a nessuno, come scrive Barthes, un nuovo oggetto che vada oltre le discipline. Così facendo potremmo anche imparare da altri campi, ma allo stesso tempo preserveremmo parte dell'integrità di ciascuna disciplina. Credo che sia senza dubbio un punto di vista e un modo di operare assolutamente necessario oggi in un momento di cambiamenti così rilevanti. La ricerca di Friedberg adotta dunque un atteggiamento aperto, che non si preclude mai l'uso degli strumenti offerti dalle scienze, avvalendosi di una proficua collaborazione tra antropologia e genetica, tra neuroscienze e scienze umane. A Oxford e a Londra, al Courtauld Institute e al Warburg, lavora al progetto di delineare e dare forma visiva a una sintomatologia della visione. Gli esiti di questo lavoro, pubblicati nel Potere delle Immagini, in lingua originale nell'89, libro che ha avuto in breve tempo una diffusione amplissima, pubblicato in Italia da Einaudi nel 92, poi ristampato nel 2009 e tradotto anche in diverse lingue, gli hanno portato riconoscimento e notorietà internazionali. Tra le numerosissime pubblicazioni, il bellissimo L'occhio della lince, Galileo, i suoi amici e l'inizio della moderna storia naturale, tradotto e pubblicato in Italia proprio a Bologna, da Bologna University Press nel 2007, in cui Friedberg affronta la relazione tra le nuove scoperte scientifiche, il telescopio, il microscopio, eccetera, e le rappresentazioni naturalistiche. Già dalla fine degli anni Ottanta, Friedberg inizia a rivolgersi alle neuroscienze, riconoscendone l'importanza per la comprensione delle reazioni alle immagini e all'arte, di cui prende avvio una lunga collaborazione con i neuroscienziati che citava prima il professor Cantelli dell'Università di Parma, con i quali lavora, che ha permesso di chiarire alcuni dei meccanismi che presiedono l'empatia e che possono essere posti alla base di una comprensione implicita delle azioni altrui. La scoperta e l'individuazione delle reazioni neuronali, i neuroni specchio, per cui l'osservazione di un'azione sembra attivare lo stesso circuito nervoso che ne controlla l'esecuzione, apre una lettura amplificata, più sicura e fondata dell'esperienza estetica, che non ne riduce l'ineliminabile portato intellettuale, ma ne riconosce la radice più autenticamente umana. Se l'empatia è la capacità di percepire la natura esterna come interna, come appartenente al nostro stesso corpo e corrisponde alla possibilità di proiettare i sentimenti da noi agli altri e alle cose che percepiamo, allora possiamo usare questa stessa relazione per un paio di osservazioni sull'agricoltura e sul territorio. Possiamo dire cioè che anche la costruzione dei territori rurali, i modi della loro coltivazione, sono l'esito di un rapporto empatico tra i membri delle comunità rurali e tra questi i territori che abitano, tanto che nei caratteri che i luoghi assumono nel lungo processo di trasformazione nel corso del tempo, possiamo riconoscere il tratto fondamentale della condizione umana. Sappiamo che non possiamo abitare senza costruire. La coltivazione dei campi, l'edificazione della campagna, non meno dell'edificazione della città, è parte della costruzione di quella patria artificiale di cui parla Carlo Cattaneo in un bellissimo libro, Notizie naturali e civili, sulla Lombardia, dove le collettività hanno agito a partire da un dato di necessità, ma in cui sempre gli spazi si sono realizzati secondo le leggi della bellezza. Si tratta di un rapporto empatico inevitabile, come dicevo prima, profondo, che permette alle collettività di rispecchiarsi nelle forme di questa trasformazione, nelle ingegnose costruzioni capaci di svelare e sviluppare le potenzialità implicite nei luoghi.
Friedberg ha affermato che per capire gli altri, per entrare in relazione gli uni con gli altri, dobbiamo impastarci con la cultura e l'arte, e che solo così è possibile comprendere quanto siamo profondamente simili. Si capisce qui la ragione per cui la sua attenzione è rivolta da tempo a comprendere il substrato neurale di ciò che può essere genericamente definito come reazione empatica, non solo ad attori in carne e ossa, ma anche alla loro raffigurazione. Posti di fronte a qualsiasi tipo di immagine, è impossibile separare le risposte fisiche da quelle emotive. La scoperta dei sistemi di neuroni specchio ha modificato il modo tradizionale di concepire i meccanismi alla base della comprensione delle azioni osservate. L'osservazione di un'azione, infatti, attiva lo stesso circuito nervoso che ne controlla l'esecuzione. Questo, per me, da architetto, conferma quello che da molto tempo si dice sul rapporto tra analisi e progetto, tra l'altro. La sua ricerca è pienamente consapevole di questo atteggiamento nei riguardi dello studio dell'opera d'arte, e può risultare illuminante su cosa l'arte significa realmente per le creature umane. Così Friedberg, spostando il focus dell'indagine dall'oggetto estetico all'esperienza umana, conoscitiva, emotiva, scientifica, contribuisce alla riflessione sulla creatività stessa e a riconquistarla all'agire dell'uomo contemporaneo, secondo una prospettiva che amplifica e attribuisce senso pieno a questa attività umana e all'esperienza estetica nel suo complesso. Grazie. Lasciamo ora la parola al professor David Friedberg. La sua lezione è, la vedete nel titolo, dei mostri di matematica, descrizione e diagramma nel circolo di Galileo. Illustre signor Presidente, gentili accademici, docenti, signore e signori, devo dire che sono più che lusingato dalle gentilissime parole dai professori Cantelliforti, Rovensi Monaco e Maura Savini. Parole troppo gentile, ma vorrei semplicemente... Mi ha sentito qualcosa almeno? Sì. Benissimo, ok. Volevo semplicemente ringraziare, dopo aver indirizzato le mie parole introduttive all'illustre Presidente, volevo dire quanto sono commosso dalle parole dai tre professori soprannominati, che per le loro parole gentilissime. Volevo anche dire che è una gioia, ricambio l'espressione di gioia di rivedere il professor Roversi Monaco dopo tanti anni, e devo anche congratularmi con la professoressa Savini per aver messo insieme in modo meglio che avrei potuto fare le neuroscienze e l'architettura del territorio. Complimenti a tutti voi. Quindi non potrei essere più onorato di ricevere oggi il titolo di accademico onorario dell'Accademia Nazionale di Agricoltura. Vi prego, ero già estremamente orgoglioso di essere accademico corrispondente, dopo tutto. Vi prego di non pensare che io dica tutto questo pro forma, come una solita strategia di captatio benevolentiae in una tale occasione. Vi assicuro che sbagliereste. Fin da quando mi avete nominato accademico corrispondente, ho detto a chiunque volesse ascoltare che nessun onore mi aveva fatto più piacere di questo. Quello, cioè. Forse vi sarete già resi conto che io non sono proprio un agricoltore, anche se è vero che qualche anno fa ho acquistato una casa nel Maine, nel nord-est dell'America, vicino a Canada, sul mare, una specie di saltwater farm. Ho chiamato la mia assistente New York per avere una traduzione italiana per saltwater farm, ma pare che non esiste. Comunque, una tenuta accanto al mare.
come si chiamano, dove coltivo i miei campi di mirtilli e mi prendo cura dei boschi. E devo dire anche che mia madre fu cresciuta in una fattoria di frutta e vino nel punto meridionale dell'Africa, proprio il punto più in fondo. Ma a proposito di boschi, lasciatemi dire che probabilmente non sarei stato qui questa sera, né avrei potuto raccontarvi la storia che vi racconterò, se non fosse stato per il mio caro amico professor Enrico Baldini, che ho incontrato molti anni fa per parlare di problemi di questo tipo. Bene. Probabilmente voi non avete mai visto un tale arancio, forse si vede ogni tanto ad Amalfi. È da lui che ho appreso che il problema di questo frutto anomalo, la cui buccia appartiene sia all'arancio che al cedro, mentre la sua polpa appartiene esclusivamente all'arancio, è che il frutto composto è probabilmente una tipica chimera sintetica spontanea, cioè una chimera da innesto, e può essere attribuito al gruppo delle bizzarrie, di cui un famoso esempio era quello osservato in un giardino del Villa Panciatichi in vicino a Firenze intorno al 1630. Più o meno tutto questo ho imparato dal professor Baldini. Fu sempre il professor Baldini a spiegarmi che la digitazione di questo stranissimo limone teratologico, che si trova ancora oggi ad Amalfi ed altrove, nasceva o da infestazioni fortuite dell'Aceria sheldoni, che è un piccolo insetto che colpiscono i boccioli dei fiori, o da fattori genetici che producono sporgenze o appendici separate a forma di dita. Tutte queste cose io ho imparato da professor Baldini. Voi avreste già capito che non parlerò stasera delle neuroscienze. Lascio questo non per voi accademici agricolturali, ma per l'università dopodomani. E devo dire anche, ho questo affetto per Bologna attraverso l'agricoltura, perché se non fosse stato professor Roversi Monaco, non credo che la Bologna University Press avrebbe tradotto il mio libro in modo fantastico, devo dire. Quindi sono grato a voi tutti. Ma torniamo a questi limoni, eccetera. Di dove nasceva mio interesse per le arance, i limoni e i cedri? Non so se sapete, se io parlo di un cedro in America, la gente non sa di che cosa parlo. Cedro, infatti, non c'è una parola, c'è una parola inglese, citron, ma la gente non usa questo, non sanno che cos'è. Comunque, dove nasceva questo mio interesse per gli agrumi, questi agrumi? E questo era il fattore che mi spinse a cercare Baldini, il più famoso esperto di questi altri temi relativi all'arboricoltura nel mondo. Cominciamo ora con i mostri e poi arriveremo al centro del puzzle. Nel 600 c'erano due modi di spiegare gli aborti e i parti mostruosi. Una era scientifica, l'altra poetica, ossia, come si diceva nel 600, una filosofica, l'altra poetica. Se non si poteva spiegare qualcosa filosoficamente, cioè scientificamente, si inventava un racconto fittizio per spiegarlo. Le due forme di spiegazione non si escludevano a vicenda. Quando Giovanni Battista Ferrari
il gesuita autore dell'Esperidi, un libro grande sugli agrumi pubblicato nel 1646, cioè uno dei più grandi libri sugli agrumi mai scritti, quando lui volle spiegare le strane forme di agrume come questo limone, ho perso un limone, comunque qui, benissimo, ecco, ce l'abbiamo. Lì vedete una illustrazione dalle Esperidi che racconta in modo poetico come i limoni sono arrivati al lago di Garda. E poi quando lui vuole spiegare come questo limone, quello, ups, sono un po' confuso di questa, ecco, come questo limone, con un altro che apparentemente cresce al suo interno, lo chiamavo un limone incinto, o quando si sforzava di spiegare ciò che è chiaramente l'antenato del moderno navel orange, come noi diciamo, la varietà d'arancia con una depressione apicale, come vedi, con apparentemente tante frutte, egli si rese conto che la sua scienza non era all'altezza. Avendo capito questo Ferrari che doveva spiegare perché il feto abortivo, egli tentò con una serie molto complessa di spiegazioni come l'apparente debolezza del seme, questo Ferrari, o la incapacità di uno e degli altri frutti di formarsi pienamente prima di arrivare alla maturità, e allora rendendosi conto che tutte le sue congetture erano solo spari nel buio, basta, diceva lui, con questo cieco brancolare tra varie congetture filosofiche, cioè lui ha rigettato le spiegazioni filosofiche, scientifiche, egli decise di offrire invece una spiegazione poetica, e così si inventò una lunga storia del tutto fantastica per rendere conto dei frutti come quelli che vi, questi qua e quelli che vi ho appena mostrato. Lasciate che vi faccia un esempio. In una di queste storie Ferrari raccontava di come il bello e giovane cantante, lui un povero ragazzo lì, cominciando a diventare un albero, come il bello e giovane cantante Armonillo fosse rapito da Apollone per essere istruito nel suo Efebeo, diciamo, sull'Olimpo. Lì, una scuola per gli Efebi, lì un compagno di classe invidioso gli impedisce, questo Armonille, di studiare quanto avrebbe voluto. Non entro nelle radici, psicoanalitiche di questa assurda storia, e così scoppia in un tale accesso di pianto questo povero Armonillo, che inizia, come si vede lì a sinistra, inizia a trasformarsi in un albero, abbastanza appropriatamente in un albero di limone. E mentre si trasforma in questa pianta, non solo i suoi piedi diventano radici, forse posso usare il mouse per farvi vedere. Abbiamo trovato un laser? No, ok. Oh no, non funziona. No, perché volevo fare, torno indietro, volevo usare un mouse come pointer. Ma funziona. Ecco, benissimo. Ok, ecco il tronco, per così dire, che stava crescendo sotto l'acqua delle sue lacrime, i suoi piedi diventano radici, le mani incominciando, vede, qui, voi non vedrete da indietro, ma lì dove c'è il pointer è un limone, qui un altro limone e lì un altro ramo con limoni. Questa è la spiegazione poetica.
Infatti le mani cominciano a mutarsi precisamente in qualcuno dei frutti più complessi che Ferrari aveva tanta difficoltà a spiegare, cioè queste sono le due specie di limoni che cominciano a crescere dalle dita di Ferrari. Vediamo. Ecco, questo cedro mostruoso è proprio quello lì, è lo stesso. E questo qui è proprio uno che comincia a crescere lì. Quindi ha cercato di spiegare queste cose, questo limon arrivo e questi altri limoni e anche questo cedro attraverso le illustrazioni poetiche. Questo è uno di questi, è proprio quello navel orange, come diciamo noi in inglese, e questo che sembra di includere altri frutti dentro, e si vede qua nella illustrazione in fondo esattamente il limone o cedro, o infatti un misto di limon citratus, un misto tra limone e cedro. Ora, nella storia naturale del 500 e del 600, termini come anomalo, ambiguo, prodigioso e così via erano tutti collegati senza distinzione tra di loro. Ciò che li univa per i ricercatori meno rigorosi era il termine mostruosità. Ciò che li univa per i ricercatori più attenti era la nozione di imperfetto. Hanno detto che questi sono o sia mostruosi o sia imperfetto, così chiamata perché tutti questi fenomeni, si pensava, dovevano essere visti in termini di mancanza di un elemento critico che li facesse appartenere ad una classe chiaramente definibile. È ovvio che l'idea di una classe è sovvertita dal mostruoso, dall'anomalo, dall'irregolare e dall'ambiguo. Non è facile stabilire delle classi fisse per cose che sono liminali, partecipi di classi affini. Ma ciò che colpisce nel libro di Ferrari è che, benché la sua opera sia piena di illustrazioni che sembrano mostruose e irregolari all'estremo, non le descrive mai una volta come tale. Lui, fuori il costume, in quell'abitudine, in quei giorni, non usava mai il termine mostruoso. Egli usa invece la parola aborto, abortus, non in un modo dispregiativo, ma come un modo per trovare una ragione coerente per l'esistenza stessa di tali forme e, cosa più, ancora più importante, per includerle all'interno piuttosto che per escluderle dall'ordine generale della natura. Forse devo aggiungere qua che il libro di Ferrari era un'eccezione, perché nessuno, c'erano varie poesie sulla famiglia della grande famiglia degli agrumi, ma lui ha deciso di fare queste illustrazioni, di cui ci sono 84 illustrazioni di aranci, cedri, mis, ibridi e così via. 84, quando non esisteva un libro con più di due illustrazioni al massimo prima di lui. Dunque una vera sforza di tassonomia. In verità, l'epica di Ferrari, ora piuttosto dimenticato, trova un modo di includere le forme più diverse, per quanto bizzarre e irregolari esse potessero sembrare dall'esterno, dentro un rigoroso sistema di classificazione. Linneo, come la maggior parte dei botanici moderni, avrebbe liquidato la maggior parte di queste forme come varietà di un limitato numero di specie, ma questa è un'altra storia.
Alcuni di voi probabilmente si chiederanno perché uno storico dell'arte come me sia arrivato ad interessarsi ad un grande vecchio libro sugli aranci e sui limoni, a parte il fatto che questo è uno, il libro di Ferale, L'Esperidi, è uno dei libri più meravigliosamente illustrati del 600 e perciò di un qualche interesse per qualsiasi storico della cultura. Io avevo un ulteriore motivo per studiarlo. Era questo: perché un professore di ebraico e di retorica al Collegio dei Gesuiti a Roma, un compagno di classe del più feroce oppositore di Galileo, Orazio Grassi, aveva scritto un simile opera? E come si poteva spiegare il suo intenso interesse nella tassonomia e nella classificazione? Dove aveva preso i soldi per commissionare questa illustrazione meticolosa e senza precedenti? C'erano infatti non solo quelle illustrazioni tassonomiche, ma anche molte illustrazioni sia allegoriche sia architettoniche, i vivari, agrumeti, così via. Naturalmente, come storico dell'arte, ero interessata anche al fatto che per far meglio vendere il libro lo avesse fatto adornare con disegni di 6 dei più famosi artisti dell'epoca per illustrare le lunghe storie che si era inventato, spesso sulla falsa riga delle metamorfosi di Ovidio, per spiegare gli strani frutti illustrati o per spiegare come erano arrivati in Italia. Ma soprattutto era la vista tassonomica che aveva attirato la mia attenzione, la spinta a illustrare, nominare e classificare un'apparentemente infinita varietà di una sola famiglia nel mondo della storia naturale. Un giorno, mentre pensavo a queste cose, mi sono ricordato di una conversazione avuta con il famoso storico dell'arte e anche spia Anthony Blunt. Avevamo parlato di Poussin, che ha fatto una delle illustrazioni, infatti Le ninfe delle Esperidi era la prima illustrazione che vi ho fatto vedere del libro. Per ragione che non mi ricordo, mi mostrò una fotografia di un bel disegno di un arancio, che non ho qui con me, ahimè. E questo disegno, molto vicino agli altri, che vi farò vedere, e questo disegno sul quale avevo espresso la mia ignoranza, ora mi ritornava improvvisamente alla memoria. Quindi, avendo avuto questo sogno di Anthony Blunt immediatamente dopo la sua morte, inizio anni 80, lui, come alcuni tra voi sapete, lui era the keeper of the Queen's pictures, cioè il guardiano dei quadri della regina d'Inghilterra al castello di Windsor. Quindi ho chiamato una mia ex allieva dicendo: io vorrei venire per vedere se voi avete disegni di aranci. E lei mi rispose con più o meno irritazione e disgusto dicendo: ma noi abbiamo qui Michelangelo, noi abbiamo Guercino, noi abbiamo Poussin, ma aranci non ce l'abbiamo. Niente. Due giorni dopo: sì, ci sono qualche disegno, mi ha chiamato dicendo: sì, se c'è abbiamo qualche disegno un po' polveroso, ma se vuoi puoi venire. Dunque, immediatamente ho preso il treno per Windsor, sono arrivato e ho cercato per due giorni. Un giorno, il terzo giorno, apro un armadio e ecco, quello l'arancio che ho visto nel libro di Laurentium Fetiferum, che ho visto nel libro di Ferrari. Erano disegni era un disegno eccezionale, io era
eccitatissimo. E poi cadeva fuori dall'armadio altri disegni. Eccolo. Tutte preparativi per le illustrazioni di Ferrari. E sono stati proprio bellissimi con questi colori che sembravano colori dell'Ottocento, invece erano colori del Seicento, altre cose. I limoni, anche specie più normale, anche se Ferrari ha detto questo è un altro limone citratus, un altro limone misto, e poi ho anche trovato quello lì che mi spiegava pienamente il professor Baldini, ma anche altri esempi più normali. Questo è un grande bello cedro normale, non anomala, non mostruoso. Ma poi voi che avete letto, mi dispiace per quelli che tra voi che avete letto l'occhio del lince, lo lince, ma vale la pena riguardare questi belli, e sono caduti fuori di questo armadio, era un vero tesoro, nessuno sapeva che esisteva, no? C'era tutta una storia indietro, ma questo forse per un'altra occasione. Cadevano fuori l'orice, una civetta carina, un porco spino con i dettagli, una razza, io dico una ragosta, forse un grande gambero, un pelicano e un airone, e più bello broccolo nella storia dell'arte, secondo me un melone meno bello, ma quel broccolo è notevole, e anche cose misteriosissime, funghi e coralli, quel corallo stupendo su carta azzurro, e anche gemme e minerali. Voi riconoscerete forse alla destra, queste sono fibre di amianto, e che anche i romani hanno fatto piccole cose per la testa, come la cosa che andava sulla testa dei romani, fatto da amianto. Oggi non sarebbe stata una buona idea, non è. C'erano centinaia di tali disegni, tutti della migliore qualità e tutti completamente sconosciuti. Erano fatti così meticolosamente che sembrava impossibile che potessero essere stati fatti prima del Novecento, ma di fatto lo erano. Chi li aveva fatto? Abbiamo già menzionato il nome di Cassiano dal Pozzo, abbiamo stabilito velocemente che questi disegni erano tutti un tempo appartenuti a lui, uno tra i più famosi antiquari e collezionisti dei dipinti nel XVII. Era famoso Cassiano dal Pozzo per aver posseduto più di 50 dipinti di Poussin stesso, così come per il suo famoso museo cartaceo, in cui tentò di collezionare disegni di tutti i resti sopravvissuti dell'antichità classica. Questi disegni erano tutti relativamente conosciuti agli storici dell'arte, cioè i disegni dell'antichità erano piuttosto conosciuti, ma tutti dimenticavano che dal Pozzo collezionava anche disegni di storia naturale in un apparente tentativo di documentare anche tutta la natura. Vorrei far notare qui, per quelli che voi che siano curiosi di sapere come tale collezione finiva nel castello di Windsor, che dopo la morte di suo fratello e i suoi nipoti, la spettacolare collezione di disegni di Cassiano alla metà del XVIII passò nella famosa collezione Albani. Ma quando il cardinale Albani si rese conto che le sue spese domestiche, e specialmente quelle delle sue amanti, erano diventate eccessive, decise di vendere i disegni a niente di meno che i famosi architetti neoclassici Robert e James Adam, che li comprarono per Giorgio d'Inghilterra, Giorgio III. Ad ogni modo, mentre i disegni che riproducevano le antichità divennero abbastanza famosi, assai famosi direi,
quelli riguardanti la natura furono velocemente dimenticati. Ma non appena scoprii questi disegni, mi resi conto di trovarmi di fronte ad un capitolo di storia della scienza non ancora scritto, o perlomeno un capitolo della cosiddetta rivoluzione scientifica del XVII secolo. Cosa avrebbe potuto motivare chiunque avesse fatto questi disegni a tentare di documentare tutta la natura in modo visivo e in qual modo e quale modo i loro proprietari o autori avevano scelto di ordinare e classificare un così immenso ammontare di informazioni? Mi risolsi subito a saperne di più. Ben presto emerse che la maggior parte dei disegni non erano stati commissionati da Cassiano in persona, anche se facevano parte della sua collezione, bensì da una delle più rimarchevoli personalità della storia della scienza, Federico Cesi. Qui a Bologna non è necessario raccontarvi tutto su Cesi, voi conoscete la storia, ma la storia è avvincente. Sappiamo che nel 1603 lui ha fondato la prima accademia di scienza nel mondo, ufficiale diciamo, e che ometto tutta la storia perché i tempi sono brevi qua stasera, ma volevo dire che all'inizio c'erano solo 4 giovani, nessuno più grande di 26 anni. Cesi stesso l'ha fondato quando aveva 18 anni, ma qualche anno dopo loro hanno immediatamente cominciato a indagare i campi, le montagne attorno ad Acquasparta in Umbria, erano sempre in contatto con Napoli dove c'erano i grandi scienziati e collezionisti come Ferrante Imperato e altri grandi scienziati lì a Napoli. Ma nel 1610, stavo lottando per il nome di Fabio Colonna. Fabio Colonna era il primo personaggio che attraeva loro a venire a Napoli. Ma nel 1610 i giovani membri del gruppo hanno deciso di eleggere come quinto membro il più affermato rappresentante della vecchia scienza, il 75enne Giovanni Battista Della Porta, per servire come loro figura paterna e anche come rappresentante dell'allora fiorenti studi scientifici a Napoli. Quindi, ma era una scelta in un certo senso strana, perché voi sapete che Giovanni Battista Della Porta era un grande fisionomista, vedremo qualche fitonomista, anche un rappresentante della vecchia scienza. Lui studiava le cose magiche, ha scritto un libro della magia, così via. Dunque non era tra gli scienziati più progressivi. Ma 6 mesi dopo, la notte del 14 aprile 1611, Cesi ha invitato Galileo, voi conoscete questa storia, a dimostrare a lui e a un gruppo di 8 colleghi l'uso del suo telescopio o cannocchiale nella vigna di Monsignor Malvasia sul Gianicolo. Con grande eccitazione hanno guardato insieme il cielo notturno e hanno confermato le scoperte appena annunciate nel Sidereus Nuncius del 1610. Questi anni sono cruciali. Quindi la cosa che vorrei enfatizzare è che tutti questi 4 giovani accompagnava Galileo salendo sulla vigna di Monsignor Malvasia al Gianicolo. E così potevano confermare le scoperte di Galileo quella notte: le stelle Medicee, gli anelli di Saturno e Giove e soprattutto la Luna, come disegnato da Galileo stesso. Voi ricorderete questa incisione, infatti un acquaforte, fatta da Galileo stesso per il Sidereus Nuncius.
dove si vede chiaramente che non è perfettamente liscia la Luna, ma con una superficie ruvida e disseminata di crateri. La Luna di Galileo, fatta per l'appena stampato Sidereus Nuncius. Tutti i presenti quella notte erano soddisfatti che le scoperte erano vere, che le cose che hanno visto con l'aiuto del cannocchiale non erano dovute alle illusioni ottiche o ai difetti dei lenti, perché qualcuno li ha accusato di avere, che quelle cose che hanno visto, i satelliti di Giove, era illusione dovuta ai difetti dei lenti. E così hanno guardato il cielo fino alla mattina. E qui non riesco a inserire, spero che questa non è anche una, alcuni tra voi conoscerete certamente, ma questo episodio, ma è troppo spesso dimenticato. Prima del sorgere del sole, alla luce del crepuscolo, Galileo tirò fuori una piccola scatola contenente una pietra. Voi sapete che cos'era? La cosiddetta pietra di Bologna. Era un litosforo e quando aprì questa scatola la pietra fosforescente cominciava ad accendersi senza generare alcuna fonte di calore. Interessantissima, l'INCEA hanno indagato questa cosa, come si produce luce senza calore. Illustrazione perfetta di come si poteva avere luce come la Luna senza calore. E voi forse cominciate a pensare che divergo troppo dall'argomento, ma torniamo presto agli agrumi e altre cose. Qualche ora più tardi Galileo stesso, accompagnato da Cesi, andò ad annunciare e difendere i suoi risultati al Collegio Romano, e l'ha fatto in maniera trionfante, con solamente in quel momento qualche voce contraria, o almeno apertamente contraria. Quindi la continuazione di quella storia conosciamo. Ma due settimane dopo Cesi scrisse questa lettera, eccitata, e al suo amico Francesco Stelluti, la sua mano destra, nel lontano Fabriano, in cui disse: «Se mai fu tempo che vostra signoria fosse in Roma, è ora. Ogni sera vediamo le cose nuove nel cielo, ufficio veramente dai Lincei, Giove con i suoi quattro e loro periodi, la Luna montuosa, cavernosa, sinuosa, acquosa, resa Venere cornuta e il triplice suo Saturno, che di mattina deve vederli». E qui si vede i cinque larghi cerchi concentrici, sono le orbite successive di Terra, Luna, Sole, Giove e Saturno, intersecate dalle orbite molto più piccole da Venere e Saturno, di Venere e Mercurio, circondante il Sole. La vede? Sole lì, ma non nel centro, perché è Tellus che sta nel centro. E in margine del diagramma Cesi aggiunse uno dei più notevoli understatements, come diciamo in inglese, nella storia dell'astronomia. Non è però picciol difficoltà se la Terra sia il centro degli orbi. Così non è però picciol difficoltà se la Terra sia il centro delle orbi. Ma così Cesi provò di utilizzare il diagramma di Copernico. Avrei fatto un'altra lezione sui diagrammi di Copernico, ma i diagrammi di Copernico sono proprio semplici in confronto con i complicatissimi diagrammi tolomaici. E era Copernico, torniamo a lui dopo, che ha fatto questi diagrammi semplici per
togliere le complicazioni nell'organizzazione celeste sopra la Terra. Lo ha fatto per ridurre l'antica complessità delle sfere tolemaiche con tutti i loro epicicli e centriche densamente intrecciati e intersecanti. Il diagramma aiutava a trattare la molteplicità delle cose attraverso una diminuzione dei dettagli non essenziali in favore delle forme essenziali geometriche. Poteva anche eludere il difficile problema dell'anomalia e mostruosità, ha escluso le eccentrici, le cose complicate nelle sfere tolemaiche. Poteva anche eludere il difficile problema delle anomalie e mostruosità nel cielo attraverso la riduzione a regolarità o addirittura omettendole. Questo atteggiamento potrebbe anche spiegare anche un momento critico in cui lui, solo 3 giorni dopo la sua dimostrazione sul Gianicolo, lui Galileo, si recò al Palazzo Romano di Cesi e scrisse esasperatamente al suo amico Piero Dini. Non dimenticate che a quel tempo l'astronomia e la botanica andavano spesso mano nella mano. E poi scrisse Galileo: qualche giorno fa, mentre mi trovavo nella casa del mio signor Cesi e mi si mostravano disegni di più di 500 piante indiane, questo è troppo spesso dimenticato, che Galileo, 2 giorni dopo aver fatto la dimostrazione ai gesuiti del controversissima delle stelle, ha detto: adesso aspettava che io dicessi se queste, sono andato per vedere questi più di 500 piante indiane, se ci aspettava che io dicessi se questo erano frutto dell'immaginazione oppure se effettivamente esistessero da qualche parte. Questo è interessantissimo, perché lì ha visto piante o illustrazioni dei pianti che non poteva trovare né Dioscoride, Teofrasto, tutte le vecchie autorità del mondo antico. Ma è più, Galileo tentò di spiegare questo fallimento in questi termini. Ma come avrei potuto rispondere quando né io né nessun altro conosceva quali fossero le loro qualità, le loro virtù e i loro effetti? Buone domande. È più probabile che Galileo ha cominciato a prendere consapevolezza che attraverso la pittura non sarebbe stato in grado di cogliere l'essenza delle cose. E questo era proprio ciò che il microscopio stava iniziando a rendere noto. Ciò naturalmente era fondamentalmente diverso da quello che lui stava trovando nei cieli, ma anche lì, come se fosse sotto l'influenza di Copernico, sembra aver rinunciato anche alle pitture dettagliate dai cieli. E il 25 aprile, qualche giorno dopo, Galileo ha accettato di diventare un linceo. E erano loro che hanno appoggiato e curato l'edizione di 1613 delle lettere sulle macchie solari. I lincei lo appoggiavano, ma continuavano con le loro ricerche intorno alle cose terrestri. Hanno portato da loro manoscritti del Nuovo Mondo, quindi quando Galileo cercava nuovi mondi nel cielo, loro rimanevano nella presenza di nuove cose del Nuovo Mondo. Vediamo in tutto questo la caduta più o meno totale di Aristotele, di Dioscoride, di Plinio, eccetera. E quindi ho trovato anche a Windsor all'epoca primi illustrazioni un melanzana un po' piccola, prima illustrazione a colore di pomodori, una bella anana selvatica,
e ho trovato anche un grande libro, un libro così, non grande, ma plurifogliato. Questa è un erbario azteco che era la copia del codice Badiano, che ora è tornata dalle collezioni vaticane, è un'altra storia, a Città del Messico, ma questo era una copia, un facsimile fatto fare da Cassiano dal Pozzo per Fabio Colonna e i Lincei. È bello perché hanno i nomi nel vernacolare, che era sempre importante, sopra i nomi aztechi, Nahuatl sopra, e sotto vedete ci sono delle belle cose qua, somnolenza e depulsio. Qui noi studiosi abbiamo bisogno ogni tanto di un depulsio, somnolenzi. E c'era un'altra cosa che vedo meglio, che oculi tumescentes, le oculi tumidi, un problema che ho spesso comunque. Dobbiamo guardare questi erbari aztechi, questo era una cosa. È interessante come Cassiano ha apprezzato il valore di questa botanica dei nativi in America. Ma guardando tutto questo, i Lincei hanno avuto un'immensa difficoltà nel organizzare la molteplicità delle pitture nel mondo terrestre che stavano assemblando. E poi che cosa potevano fare col problema delle imperfezioni e dell'anomalia? Dove si poteva mettere le cose irregolari? Poi hanno studiato anche i fossili. Questo è un legno fossile misto da fossile misto da una cosa vegetale e una cosa minerale. Non sapevano dove mettere questo cosiddetto legno fossile, e qui ovviamente si sono chiesti sull'origine degli ammoniti. Hanno studiato tutto, ma tutto sembravano ossia misto, ossia sulle limite delle categorie, erano cose irregolari, anomale e mostruose. Proprio studiando tutto questo c'era la famosa controversia sulle comete, e qui importantissimo perché il saggiatore che Galileo ha scritto dopo la controversia sul cometa, e ha scritto questo, il famoso passaggio nel Saggiatore: pertanto io dico che ben sento tirarmi della necessità, subito che concepisco una materia o sostanza corporea a concepire insieme che ella è terminata di figurata di questa e di quella figura, che ella in relazione ad altre è grande o piccola, che ella in questo o quel luogo, in questo o quel tempo, che ella si muove o sta ferma, che ella tocca o non tocca un'altra corpa, che ella è poche o molte, né per veruna immaginazione posso separarle da queste condizioni. Ma che la debba essere bianca o rossa, amara o dolce, sonora e muta. Qui Galileo è proprio disperato. Lui dice che si può dire se una cosa muove, quanto è grande, quanto è piccola. Queste sono cose essenziali. Ma che la debba essere bianca o rossa sono qualità, come hanno detto dopo, secondarie. Sono troppo soggettivi. Questa era la grande intuizione di Galileo, concludendo questo passo famoso: per lo che io pensando che questi sapori, odori, colori, eccetera, per la parte del soggetto nel quale ci perriseggiano, non siano altro che puri nomi, ma tengano solamente la residenza nel corpo sensitiva. Cioè, noi sentiamo queste cose nel nostro modo soggettivo, non sono cose essenziali che ci lascia classificare che cosa sono essenzialmente. E qui ometto, devo inserire questo,
Voi conoscete l'emblema dei Barberini che si vede ovunque a Roma, l'ape. E questa era la prima illustrazione mai fatta con l'aiuto del microscopio. Le parti dell'ape, questo è il trigon, il famoso trio delle api barberiniane, e lì si vede le antenne e così via, fatte con un piccolo microscopio dai lincei. Questo, la gente continua a pensare che Leeuwenhoek era il primo a usare il microscopio. No, erano questi qua, e questo proprio l'anno giubileo di 1625. Le cose vanno velocemente in questo tempo. Accanto a questa nuova invenzione del microscopio, la vecchia fisionomia era irrilevante perché dipendeva troppo dall'apparenza esteriore, dalle interpretazioni soggettive. Ecco, un uomo, che cosa si può dire sull'essenziale dell'uomo se si fa questi confronti con gli animali per giudicare il carattere solo dalle apparenze? E questo anche, quella era la fisionomia di Cesi, Giovanni Battista della Porta, questa è la fitognomia. Dunque ha identificato queste piante che sembrano, come si chiamano questi? Sembrano scorpioni, e questi sono buoni per l'effetto dei scorpioni, e questo che rassomigliano denti, questo pianto che è un grato, sembra sono buono per i denti. Questa cosa del similitudo non valeva più con queste nuove scoperte. Omettiamo Aldrovandi, anche se bolognese, perché anche lì ha esagerato le similitudini a cose che non esistevano davvero, anche se dice che fa parte della corteccia, una corteccia dell'albero di mele vecchio. E poi ha detto che ha avuto una faccia di umano, ma non era, hanno esagerato dagli aspetti antropomorfici per spiegare queste cose. E qui ho trovato anche nel Windsor un erbario fatto dai lincei probabilmente i primi anni, molto prima, in cui questo hanno detto, questo per esempio a destra, testicoli di cane, approccio simile, qui sopracciglia di Venere. Questo non entro nelle iscrizioni perché avete capito la direzione della vecchia scienza. In questo tempo Galileo ha insistito sulla necessità di trovare l'essenziale. Continuiamo qua. E qui queste strane illustrazioni. Questa è un'illustrazione di un'anfisbena con due teste. In un libro immenso, pubblicato solo nella sua complessità dopo la morte di Cesi, ma questo era il cosiddetto tesoro messicano, un compendio, un thesaurus, di tutte le cose che hanno importato da Messico e anche le cose fatte disegnare dal protomedico delle Indie Francisco Hernandez, che ha copiato anche il nostro Cassiano dal Pozzo. Omettiamo questi improbabili mostri, tutti illustrati, questo agnello bicipite di cui hanno fatto un'anatomia uno dei lincei per capire che cosa stava dentro. Poi hanno provato a trovare le origini di questi piccoli feti così sempre complicati, sempre facendo una specie di confronto non molto convincente con fisionomie organiche. Ma a Parigi abbiamo trovato i primi disegni fatti
col microscopio, che erano, che erano disegni di felci, perché i felci erano molto problematici. Felci pensavano che fosse piante normale, pensavano che fossero funghi e piante normali, ma infatti lì hanno usato, non potete vedere, semina ex microscopio, fatti forse 1626, centinaia di tali disegni che faceva vedere i sori delle felci e lì anche un muschio, anche problematico. Hanno provato a disegnare tutto nella ricerca di classificare tutto, ma questi disegni non dava una soluzione al problema come classificare, perché tutti c'erano troppo diversi. Dopo questo Cassiano ha detto no, non si può continuare, non ha mai più commissionato niente di così bello come questi disegni. Già qui possiamo rilevare una tensione tra il desiderio artistico, e certo per la raffinatezza artistica da un lato, e una necessità di mostrare le cose come crescono nel loro ambiente naturale, in questi disegni. In altre parole, più naturalmente, nella loro abbondanza e nella loro particolarità. Si trova chiaramente molta meno preoccupazione per il lato puramente estetico in questi disegni di Parigi che in quelli molto belli conservati a Windsor. Ma come studiare bene le cose imperfette? E proprio nell'anno, torniamo qualche mese prima, il 1625, accanto a quel disegno fatto col microscopio, hanno fatto un'immensa tavola solo a piano, solo sull'ape, e hanno messo tutte le informazioni. Non c'è una incisione, una pagina unica, immensa pagina stampata con più dettagli di questo, ma hanno provato a mettere insieme con questi grandi parentesi, per così dire, ma non parentesi, come si dice, queste tavole analitiche, hanno provato ad organizzare solo la grande famiglia delle api. La descrizione non valeva, hanno provato a usare queste forme geometriche e dentro hanno parlato come si poteva mettere insieme in contenitore geometrici, i contenitori geometrici, le informazioni. Torniamo brevemente, andiamo in questa strada prima di concludere, torniamo a Ferrari. Ecco l'illustrazione di Nettuno che porta i semi dalle Indie, l'indiano qua a destra dà i semi a Nettuno per riportare ai giardini barberini a Roma. E questo viene da un'illustrazione, il De Florum Cultura di Ferrari, pubblicato proprio nell'anno 33, proprio l'anno del processo di Galileo, stesso anno. Lui ha pubblicato questo libro, sembra apparentemente irrilevante, sui fiori, e anche qui ha avuto tanto difficoltà per fare la classificazione attraverso colore per colori. Qui si vede Narciso, saturo colore purpuraskens, e qui un Narciso diluto colore purpuraskens. Questo non aiuta a classificare nulla, ma poi è interessante. Lui ha guardato l'ibisco nel giardino dei barberini. Ho detto la mattina è giallo, la sera è rosa, o la mattina è rosa, la sera giallo. Come può essere la stessa specie? E lui ha detto una spiegazione in cui non entra poetica, non vale,
questo 33, e lui ha preso il guscio col seme dentro dell'ibisco, l'ha tagliato in due e poi ha fatto questa illustrazione, riducendo tutto in forme geometriche. Questa è l'illustrazione del seme dell'ibisco, nel suo tentativo di scoprire l'essenziale. Ha anticipato Linneo, rendendosi conto che si deve concentrare sull'aspetto riproduttivo della piante, sulle organi sessuali delle piante. E questo, devo leggervi velocemente, le parole di Ferrari. Quando esaminava col microscopio, perché questi ovviamente, e si dice idem semen triplice ad microscopium aspectu rappresentatum. Quindi ha usato il microscopio datogli da Cesi attraverso Galileo. Lui ha usato, questa è la prima illustrazione botanica fatta con un microscopio, e faceva la sezione e poi ha fatto, osservò il seme stesso al microscopio. La spettacolare illustrazione del seme nel baccello, mostrato non da un punto di vista ma da tre, esemplifica una nuova insistenza su punto di vista molteplice, molto importante per voi che studiate il barocco, un punto di vista che era discutibilmente così caratteristico della cultura visiva barocca a quel tempo. Ma Ferrari scelse di usare il microscopio per due ragioni, una esplicita e una implicita e di più ampio respiro. In primo luogo, dichiarando, questo è molto importante, proprio nell'anno di processo di Galileo, in primo luogo, dichiarando di non accontentarsi del solo sentire la consistenza della pianta o di guardare ai suoi colori per distinguere una specie di pianta da un'altra. Egli aveva deciso di usare, cito, quel tipo di lente in un tubo che fa apparire il più piccolo dei corpi molto grande e mostra distintamente ogni parte conosciuta con il suo nome greco, il microscopio. In questo modo Ferrari si richiamava esplicitamente alla descrizione galileana del telescopio come un strumento che fa, cito Galileo, fa sembrare le cose distanti perfettamente chiare come se fossero molto vicine. Ha usato il telescopio all'inverso per guardare. Ingrandimento piccolo, quattro volte solo, ma la prima illustrazione botanica con il microscopio, e contava tutti i semi dentro il baccello. Ma Ferrari, bisogna ricordare, era un gesuita e non poteva disconoscere il loro evidentemente richiamo ai sensi. Il suo libro sugli agrumi era stato concepito dopo questo libro e prodotto nella scia del processo a Galileo. Era inevitabilmente più reazionario quello sugli agrumi, anche se molto più ambizioso da un punto di vista tassonomico, sembra quasi rinunciare a spiegazioni scientifiche e alla lezione di Cesi Galileo. In esso, come nella flora, la scienza sotto forma di classificazione e la poesia, come abbiamo visto, andavano mano nella mano. Io ora ometto un'altra pubblicazione interessante fatta da Francesco Stelluti, la mano destro
destra di Galileo, in cui si vede di nuovo il microscopio, l'uso del microscopio nell'esaminare l'emblema dei Barberini. Ma qui manca totalmente la cosiddetta poesia, è molto più metodica, ancora più metodico che l'illustrazione microscopica delle api nel 1625. Ora forse posso tornare all'argomento più grande. Spero che sia chiaro che parlando degli inizi della moderna storia naturale ho fatto riferimento al modo in cui Cesi e i suoi colleghi lincei, ispirati dai contatti con Galileo, si siano resi conto che per trovare una nuova e più affidabile scienza della natura non avrebbero più potuto contare sulle vecchie autorità come parola finale su tutte le cose di questo mondo, che avrebbero dovuto trovare principi chiari e oggettivi per ordinare il mondo, che nel corso dell'osservazione non avrebbero potuto contare semplicemente sulla soggettività dei sensi, ma avrebbero dovuto cercare criteri più oggettivi sia per la descrizione che la spiegazione, che non avrebbero potuto affermare nulla riguardo alla natura senza tenere conto di come le cose si fossero sviluppate nel tempo. E infine che a meno che non penetrassero i misteri della riproduzione biologica, la mera osservazione sarebbe risultato inutile. Ma nel fare queste scoperte fondative, i lincei toccarono anche quella che a me sembra uno dei problemi fondamentali del nostro tempo, il ruolo e l'affidabilità nella riproduzione visuale, nelle nostre investigazioni del mondo che ci circonda. Si tratta di qualcosa che ora siamo arrivati a dare molto per scontato. Sappiamo, in un'era in cui sono disponibili più immagini visive che mai in precedenza e in tempi in cui possono essere venire manipolate e corrette a piacimento. Non c'è da meravigliarsi, quindi, se anche per noi, come per gli iconoclasti, le immagini rimangano sia sospette che controverse. Possiamo mai essere certi delle apparenze superficiali. In conclusione, vorrei mostrare ancora due immagini. Nel 1636, stesso anno della seconda illustrazione delle api, nella lontana Aix-en-Provence, il famoso antiquario amico di Cassiano, Nicolas Claude Fabry de Peiresc, commissionò quattro spettacolari incisioni della Luna, vi faccio vedere due. L'anticipo sulle immagini pionieristico della Luna di Galileo, di soli 25 anni prima, che diede inizio all'intero processo che ho appena descritto, è notevole. Vedete la differenza tra quello di Peiresc 1636 e quella di Galileo di 1610. Nel corso di precisamente questo quarto secolo, i lincei arrivarono a concludere che le immagini da solo non erano sufficienti. Il telescopio, in certo modo, aveva concesso troppo, aveva portato troppo dettagli all'occhio. E anche il microscopio che era da esso derivato semplicemente concedeva una superficie dopo l'altra. Così i lincei si rivolsero la loro attenzione a tavole, non ho fatto vedere le tavole analitiche che ha fatto Cesi alla fine dell'immenso tesoro messicano, ma questo è anche un altro argomento. Devo credermi. Tali procedure resero il compito della classificazione molto più facile. Più nessuna scomoda anomalia da trattare.
con tutte quelle strane deformazioni della superficie e della forma. Ma anche questo processo, alquanto limitato e ridotto, rimase inadeguato rispetto al compito di registrare le molteplici varietà di cose, delle cose di questo mondo. Linneo odiavo le figure e Darwin non se ne era mai servito molto, almeno fino al suo ultimo peculiare lavoro, la classificazione delle emozioni negli animali e nell'uomo. Per molti anni la classificazione semplicemente non si addiceva alla descrizione in forma pittorica o, per quanto conta, con il ruolo del tempo nell'evoluzione. Il tempo aveva sovvertito la possibilità di fissazione nella classificazione. Ma le cose non sono andate in questo modo. Nonostante la dichiarazione di Galileo nel Saggiatore, le immagini sono rimaste un aiuto essenziale per la scienza. Viviamo in un mondo in cui piante e animali stanno morendo ad una velocità molto maggiore rispetto al passato. Animali e piante una volta ritenuti nuovi dai lincei sono estinti o sulla via dell'estinzione. Proprio per la ragione ecologica intuita dai lincei necessitiamo di nuovo di immagine. Così come di classificazione. Negli ultimi due decenni abbiamo riscoperto la centralità sia delle descrizioni visive che delle liste, sia delle immagini che delle tavole. Ancora una volta siamo faccia a faccia con uno dei dilemmi fondamentali: immagine o diagramma, descrizione visiva o geometria. Questo è un dilemma che fu posto con estrema chiarezza da Cesi, dagli altri giovani lincei sotto l'egide del loro amato Galileo, nel corso delle ricerche che ho provato a descrivervi stasera. Ma ora, forse per la prima volta, mentre tutto il mondo diventa più piccolo, mentre le sue specie sono ridotte alla pressione del sovrappopolamento e le tecnologie visive diventano sempre più potenti e accessibili, potremo iniziare a vedere la possibilità di accoppiare in modo nuovo questi due fondamentali modi di comprensione del mondo. Tante grazie. Ringrazio per questa straordinaria lezione il professor David Friedberg e soprattutto gli siamo tutti grati perché ha voluto onorarci parlando in italiano. Credo che sia stato anche questo una grande segno. Direi che è quasi una madrelingua. Grazie tante. Lasciamo spazio adesso al Presidente per la consegna del diploma al Professor David Friedberg. Di ricevere questo onore immenso. Ringrazio all'Accademia soprattutto e anche a voi tutti per la vostra pazienza alla fine di una lunga giornata. Vi ringrazio. Ringrazio l'Accademia. Grazie a tutti. Questo è il momento qua. Questo è il nostro. Benissimo. Ecco, invito il professor Roversi Monaco a venire qui per la chiusura della manifestazioni. Allora facciamo una foto in cuore insieme, così.
speaker. Una foto, non so. Grazie. Bellissimo. Un lungo, provata. No. Guarda, bellissimo. È stato discusso tutto, a tutto tondo, come si dice. Benissimo, signori, la cerimonia è terminata. E ringraziandovi vi invitiamo a prendere parte al concerto del maestro Liuve Tamminga al Museo di San Colombano alle ore 19. Grazie ancora. Grazie a tutti per la vostra presenza e credo che sia stata una giornata in cui abbiamo imparato tante cose. Grazie.